Ospiti da Gioia Emilia Romagna, qui abbiamo Sergio Gasperoni e è venuto qui perché oggi ci spiega come si fa a fare il nocino, perché il suo nocino è veramente buono. Allora, Sergio, siamo qua. Bene, allora, prima di tutto dovete procurarvi 28 noci per un litro di alcol, tagliare in due pezzi, poi in mezzo ci va, mettiamo i chili di garofano e ce ne mettiamo 15 chili di garofano, poi ci mettiamo i chili di cannella, una stecca di cannella, okay. E in più ci mettiamo dei chicchi di caffè, io metto anche i chicchi di caffè che ha un aroma particolare. Ah, pensa te, è una novità, questa non lo sapevo, i chicchi di caffè. Il chicchi di caffè è una cosa normale, poi ci aggiunge lo zucchero. Ci mettiamo su un litro, ci mettiamo 200 grammi di zucchero. Okay. Tutto questo va in una demigiana a collo largo. Ok. Poi ci si mette tutto dentro e ci si dà dentro con un bastone di legno che si usa solo per quello. Tutti i giorni si dà dentro. Questo qui va messo al sole. Ah, ok. Volendo, chi ha un capanno al caldo, che ci batte il sole ed è all'ombra, è quasi meglio, così avete meno problemi. Si dà dentro bene bene e si aspetta 40 giorni. Dopo i 40 giorni ci si può mettere. Io l'ho fatta, il nocino l'ho fatta con l'albana secca. Osta! È una novità. Di solito ci mette, i vecchi mettevano l'acqua. O alcuni ci mettono il sangiovese. Te l'albana secca. Io ci ho messo l'albana secca. Tutti gli anni io faccio un esperimento. Ecco. L'anno scorso l'ho fatta con l'albana secca. Okay. L'anno prima l'ho fatta con la sangiovese. Con sangiovese. L'anno prima l'ho fatta con l'acqua. Quest'anno voglio fare una novità e non ve la dirò. Come la no? La dirò nell'anno nuovo. Quest'anno vi dirò cosa ci ho messo. Ah, perché lo devi testare. Sì, ancora devo provarlo, perché se la cosa è buona continuo, se non è buona, perché ogni anno bisogna cambiare, non bisogna avere sempre la stessa, okay. La stessa cosa. Prima dobbiamo spiegare, le noci vengono raccolte il 24 giugno, il giorno di San Giovanni. Ci la spieghi per... La settimana prima. Ecco, spiegaci perché. Perché la noce, l'osso non c'è. Ah, ok. Perché quando fa l'osso la noce non è più buona, la noce non si fa. Allora la settimana di San Giovanni, okay. Che noi abbiamo il patrono, sì, si va a raccogliere le noci, si tagliano a metà, alcune le tagliano in quattro parti, io le taglio a metà. Okay. Poi perché se tu le tagli in quattro parti fa più polvere. Ah, ok. E quando devi filtrare ci vuole molto, invece in questa maniera non la filtri molto, perché la tagli appena nettamente. Compri? Okay. Ma no, mi voglio chiedere una cosa. Quando ti hai detto che bisogna mettere tutto il liquido dentro una damigiana a collo largo, è importante che sia tutta piena la damigiana? Può no. Essere... No, può essere anche a metà. Può essere anche a metà? Sì, può essere a metà. Ho tranquillamente. Capito. E poi? In più ci va lo zucchero. Sì, sì, questo lo vedi. Metti tutto in mezzo. Una volta che tutto assieme, tu tutti i giorni ci dai una con questo bastoncino che sì. Si usa solo per solo quello. Per quello. Quanto tempo deve stare? Lo ripetiamo? 40 giorni. 40 giorni. Poi va filtrato? Come poi si va fa filtrato? Filtrato tu aspetti depositare, piano piano la metti in un recipiente, piano piano, in modo che cavi tutto. Grosso di me. Poi io lo lascio un'altra settimana a riposare, in modo che il fondo si abbassi un po'. Poi la ripasso ancora, finché trovo la trasparenza, deve essere pulito. Ma con che cosa lo filtro? Un colino? Cosa... Io non filtro con niente. Ah no. Perché faccio solamente i travasi. Ho capito. In quella maniera viene bene. O se no, una volta fatto, lo metto in una delle bottiglie e poi le metto dentro il freezer. Dentro il freezer? Sì, perché il sottofondo si ghiaccia, l'alcol no. Ah. Quando si fondo si ghiaccia, rimane compatto ghiacciato lì e tu puoi togliere la tua roba senza problemi. Cioè lo lasci, dopo sì. Si riscalda, certo, si riscioglie sì. E la parte invece in basso si rimane. Allora, adesso io lo vorrei sentire. Io te la faccio assaggiare. Ok, riprendi che io... Allora, io premetto che sono astemia, quindi... Io premetto che questo è delicato ed è molto buono e ha un sapore delicatissimo. Non ne mette troppo. No, questo non ha...
Non dà problemi. Lo voglio fare assaggiare anche a te. Sì, perché... certo, allora, io assaggio volentieri. Adesso prima riprendiamo, te riprendi bene. Invece io non posso assaggiare molto. Perché? Perché io ho un piccolo problema di un po' di diabete. Allora il diabete non va d'accordo con questo. Questo rimane sempre un po' di sottofondo perché io non voglio eliminare il sottofondo. Il sottofondo deve esserci sempre. Perché alla fine sta allora, guarda, alla salute. Guarda... Alla salute. Alla salute. Alla salute. Allora, lo sai che è buono? L'ho già sentito io. So Marco, guarda di riprenderci. Ed è di una qualità molto diversa dal solito. Ah, è buono. Bene? Non ho dubbi. No, però io sono astemia, premetto. Sì, però questo però non è buono. Forte. No. Perché ecco, quanti gradi sarà alla fine? Alla fine 20 per gradi? Me sono 25 gradi, 25-26 gradi. Perché vedi, quando tu bevi un liquore, buono. Deve essere amabile, devi sentirlo nella bocca. Il forte lo devi sentire qui, ma qui deve essere già delicato. Perché se è forte il liquore non è buono. Buonissimo. Il lucino, che cos'è? Un digestivo a fine pasto? Si usa molto come fine pasto un digestivo. Una volta si usava molto il digestivo di prima qualità, adesso si usa il limoncello, adesso non mi viene. Una volta si usava più il nocino. Certo. Guardiamo. E il limoncello che fanno poi nei ristoranti, non pensate che sia limoncello, è un limoncello fatto chimica, perché fanno prima, perché non hanno il tempo di fare tonnellate di liquore da darvi a voi. Ecco. E anche la liquirizia, se voi sentite la liquirizia, non è delicata, buona, è dolcissima. Perché? Perché è fatta con la chimica. Con la chimica fanno prima. Perché ne hanno delle botte in tutti i ristoranti d'Italia, usano quel prodotto lì. Quando tu assaggi un nocino vero, un vero nocino, lo senti il sapore, senti la qualità in bocca della noce, come quando senti un limoncello che senti la qualità del limone. E quando senti anche qualsiasi liquore che danno nei ristoranti e ce l'hai a casa tua, è tutta un'altra cosa. Certo. Quando inviti una persona e gli dai il tuo nocino, dicono, ma non è buono, mi sembra, sa di noce, perché non sono abituati sentire la noce. Infatti... Allora dicono, ma non è buono, buono, poi è poco dolce, noi ci piace dolce. Ma però non è vero nocino. Però non è vero nocino. No, vero nocino è questo, deve sapere. Nocino è fatto così. Sì, infatti non è dolcissimo adesso, quello. Adesso, stamattina ne ho scoperto un altro. Ecco, raccontaci. Ne ho scoperto un altro che io chiedo agli amici, alla gente... al pubblico, facendo l'ambulante posso ascoltare anche il pubblico. Certo. E ho scoperto che molti lo fanno con la grappa. Cioè il nocino con la grappa. Il nocino, la noce, invece di metterla nell'alcol, ma è diversa perché tu hai la grappa, prepari il nocino, prepari le noci, le vengono tagliate, le metti dentro la grappa e lasci dentro la grappa per tot tempo. E poi la bevi così. Di lì dovresti sentire l'amaro della noce. Però questa è un'altra storia, ve la racconterò al prossimo anno perché lo farò. Perché io sono curioso. Sei curioso di sono sapere. Sono curioso di natura. E allora, visto che abbiamo parlato di limoncello, te sei capace a fare anche il limoncello? Certo. Puoi darci qualche trucchetto per fare un... No, il limoncello è molto semplice. Ecco, dai, visto il che ci siamo... Il limoncello si prende un litro di alcol. Si prendono 10 limoni buoni, specialmente che non siano trattati. Biologici. Poi prendi una sbuccia patate e cominci a sbucciare i limoni. A sbucciare i limoni? Sì. Quindi la buccia serve? Serve la buccia, solo la gialla, non deve essere bianca, deve essere tutta leggera, quella patina sopra. Poi una volta messo dentro l'alcol, ci metti dentro lo zucchero a tuo piacere. Cioè, se tu non lo vuoi molto dolce, e fai lo stesso trattamento, solo che quello lo metti dentro a un vasetto contenga un litro, ci metti e tutti i giorni dai una agitata, giochi così. Una volta agitato bene, quello è già finito.
ci metti la tua acqua, l'acqua per esempio in un litro ci metterai 800 grammi di acqua, in modo che venga un po' diluito, ed è fatto. E quanto deve stare a riposare quindi esattamente? Quello 30 giorni è sufficiente. E te quanto, per un litro quanti limoni e quante buccia di limoni, quindi quanti limoni Ce ne vogliono 10. 10 limoni e te quanto zucchero ci metti? Visto? Io ci metto 500 grammi di zucchero. Ok, ottimo. Perché deve essere una cosa delicata, non devi, devi assaggiare il limone. E dopo va mantenuto sempre al fresco? No. Quello? Se hai degli amici lo puoi mettere da parte, lo metti in frigo una settimana, due o tre giorni prima, che mantenga un po' la sua freschezza, perché sennò se è sempre freddo non va bene. Ah, ho capito. Tutti i liquori, anche il vino. Il vino non va messo in frigo un mese prima. Quando te hai degli amici o devi bere il vino bianco, basta un giorno. Giorno, non deve stare sempre lì, perché cambi il sapore. Ah, ok. Ti ringraziamo di questi trucchi. Allora, raccontaci che le etichette, prendi sulla bottiglia, fai vedere le etichette, infatti c'è scritto nocino. Le etichette le faccio io, se tu noti ci sono i minerali, non c'è la noce. Infatti, perché noi sappiamo che tu sei un appassionato di minerali. Sì, cioè tu le sai tutti i minerali, veramente. Collezionista. Sono collezionista e presidente di un gruppo mineralogico. Cesena. E quindi tu hai voluto mettere, che minerale ci hai messo lì? Questo è un quarzo del Monte Bianco. E perché hai scelto il quarzo del Monte Bianco? Perché dà purezza. Il quarzo è puro, e puro è nocino. Ah, hai ragione. E quindi quando è che possiamo, visto che hai questa passione dei minerali e fai anche collezioni? Allora, la terza domenica di ottobre facciamo la mostra di minerali a Cesena. Siete tutti invitati. Ah, vengo anch'io. Dove? Cesena, diccelo. A Ponte Badesse. Ok, così veniamo, facciamo una bella ripresa. Ma cosa c'è a Ponte Badesse? C'è un luogo, il luogo dove è proprio esatto, dove viene fatto? È proprio in centro. Proprio in centro? Non sbagli, perché ci sono i cartelli, c'è un bello manifesto. Ok, allora verremo a vedere la mostra di minerali, così ci spieghi le proprietà dei minerali, per dire quello che è in su al collo. Che cos'è? Questo è un ladimar. E che cos'è il ladimar? Non l'ho mai sentito. È una bella pietra. Possiamo farla vedere. Perché hai scelto il ladimar? Spiegaci. Beh, veramente questo era un regalo che avevo fatto a mia moglie, che a mia moglie non gli è piaciuto perché era troppo grande. Però io ho scoperto il perché non gli piaceva. Se lo puoi raccontare? Perché è forma di cassa da morto. Un triangolo. È un po' è vero, Tu guardala bene, è in forma di cassa, ma infatti porta fortuna. Ecco. Perfetto, quindi ok, allora siamo tutti invitati alla mostra dei minerali la terza domenica di ottobre. La terza. Vabbè. La Sabina ha bevuto due bicchieri di nocino già partita. Allora io sono stevia, scusate, la terza domenica di ottobre a Ponte Badessa per studiare i minerali con Sergio. Okay. Sergio oggi ci vuole raccontare, oggi mi diverto, a parte che ho bevuto già due bicchieri e sono già un po' brilla. Perché tu non sei abituata a bere? No, perché io sono astemia, però questo va giù che è un piacere. Allora oggi Sergio deve fare un appello. No, non è un appello, è una considerazione. Però dobbiamo dirlo. Che è una considerazione molto allegra. Ok. Io faccio anche 18 lune, è una buona grappa, è bevibile. E l'ammarzato fa la sua 18 lune. Siccome gli amici non piace la mia grappa, perché dice che io non sono capace a fare la grappa, cosa ho fatto io? Ho tolto la grappa vera dentro la bottiglia e ci ho messo la mia. E la sua l'ho messa nell'altra bottiglia. Agli amici gli ho presentato le due bottiglie. La grappa in bottiglia normale faceva schifo perché era la mia. La grappa che era nelle 18 lune, che era qua, ce la sono bevute tutte ed era buonissima. Però non sanno che tu avevi invertito il contenuto. Quindi ragazzi, voi vi siete bevuti la sua grappa ed ero molto contenti. Ecco, e adesso lo sapete, quindi prima di bere sappiate bene le cose. Ecco, quindi adesso lo sapete che vi è piaciuta la grappa di gas e non quella delle 18 lune. La marca 18 lune che della Marzadro. Della Marzadro? Sì.
Ecco, quindi lui avendo invertito le grappe, voi vi siete bevuta la sua. Perfetto. Perfetto, grazie. Perfetto. E li abbiamo fregati. Certo. Però... ma siamo ubriaci. Ma sono ubriaca. Ma mai visto così, mia moglie. Ok, ok. Per fortuna che sei a casa. Sì, sì. E non devo guidare. Una salute. Grazie a te, alla tua, anzi.